E noi abbiamo avuto un incontro adesso informale in Piazza del Popolo con tutti gli operatori commerciali di Pesaro perché gli stessi operatori ci hanno chiesto di chiudere per il problema coronavirus. E abbiamo avuto nella riunione il sindaco Ricci, l'assessore Franquellucci e l'assessore competente al commercio e abbiamo parlato di quel che dovrebbe succedere domani per quanto riguarda il nuovo decreto legge che il Presidente dei Ministri Conte dovrebbe promulgare e ci darebbero l'opportunità di capire a livello finanziario ed economico come il governo possa venire incontro alle esigenze dei commercianti. I commercianti hanno deciso di chiudere, almeno per 14 giorni, se non proprio fino al 3 di aprile, come l'ultimo decreto legislativo il cosiddetto DPCM di Conte e in base a quello siamo in grado di capire, di venire incontro praticamente alle esigenze socio-economiche della città, sociali dal punto di vista sanitario perché ci rendiamo conto che la situazione è quella che è, dal punto di vista economico perché onestamente la gente non gira più e quindi dentro nei negozi non entra e dal punto di vista economico aprire un negozio, un'attività oggi come oggi è un costo, si cerca di ottemperare, di venire incontro alle esigenze riducendo i costi. Domani ci sarà questo decreto legislativo, praticamente che dovrebbe dare delle linee guida su cui noi agiremo, tra cui ci dovrebbe essere, si spera, la cassa integrazione in deroga, tenendo in considerazione che il settore del terziario non ha mai attivato ammortizzatori sociali. E speriamo che all'interno del decreto ci sia anche qualcosa che sia legato ai mutui, quindi al rapporto bancario, alle RIBA, per riuscire a procrastinare il massimo possibile o annullare determinate cose. Anche perché sono costi in questo momento non gestibili per le nostre attività, perché le nostre attività in questo momento non guadagnano. E noi sappiamo che quando non si guadagna si licenziano le persone, se si licenziano le persone si crea povertà ed è il cane che si morde la coda. In questo momento non siamo in grado di sopportarlo, tenendo in considerazione che al primo posto comunque c'è la salute pubblica, la salute degli stessi commercianti, la salute degli stessi dipendenti e quindi praticamente in questo momento loro stessi ci hanno chiesto di poter chiudere.